Cari amici, bentrovati. Eccoci qua per una nuova degustazione con un Etna Rosso. Oggi proviamo questo Etna Rosso, che è un Etna Rosso base. Non so se conoscete l'Etna Rosso, ma è un vino che viene prodotto proprio alle pendici dell'Etna, in Sicilia, chiaramente. E viene fatto con uve Nerello Mascalese e Nerello Cappuccino, mi pare che questo in particolare. Lo andiamo a versare subito nel bicchiere. Prima di vedere il colore, questo Etna Rosso è delle tenute Nicosia, è una DOC, Contrada Monte Gorna, è un vino biologico che fa 13 gradi. Allora andiamo a vedere che colore ha questo vino. Ecco, anzitutto già il colore vediamo che è un vino molto particolare. Io non so se si riesce a vedere, ma questo è un rosso abbastanza scarico, è un rosso granato che ha addirittura delle trasparenze, quindi non è un colore compatto, diciamo, ed è, scusate, ed è un colore che ricorda molto i grandi vini del Piemonte, quindi c'è una differenza abissale con i vini rossi che siamo abituati a vedere, tipo il Nero d'Avola, siciliani, che sono molto intensi, molto corposi, hanno gradazioni molto alte. Andiamolo a sentire al naso. Ecco, questo è un vino che diciamo ha uno stile veramente che ricorda i vini piemontesi anche al naso, perché effettivamente esprime un'eleganza che è difficile trovare nei vini siciliani, che generalmente giocano più sulla muscolosità, sono vini più diciamo di impatto, mentre questo dai profumi che esprime lascia trasparire un vino dalla stoffa quasi setosa. Si sentono dei bellissimi funghi sottobosco, ci sono dei frutti rossi e quasi che ricordano un po' la marmellata di frutti rossi, soprattutto di prugne, di more. Ha anche una leggera nota mentolata. Andiamolo ad assaggiare. Ecco, ha un ingresso che si espande nel palato e rimane la salivazione, quindi c'è una buona acidità. E è un vino che, essendo anche un vino base, adesso devo vedere il costo, ma secondo me si può trovare anche sotto i 10 euro questo vino. Secondo me è un gran vino. C'è una buona coerenza tra il naso e la bocca e la gustativa. Certamente non è un vino, diciamo, molto ampio, non è un vino che ha una lunga persistenza aromatica, e per certi versi diciamo questa acidità è leggermente squilibrata rispetto al resto. Però devo dire che per essere un vino base è veramente, secondo me, eccezionale. Quindi per il tipo di vino io do un bel 7 e vi rimando alla prossima degustazione. Alla vostra salute, ciao!